ti ho portato? Un altro lago, questo è il lago di Pistone. Visto che sono già tutti i laghi di Avigliana, ho preso venire qua i 5 di Grea. Ma tra l'altro qua so che vogliono istituire un parco naturale, giusto? Esatto, infatti c'è Simonetta Alberico che ci aspetta, un esperto della città metropolitana, e ci spiegherà i dettagli del progetto. Ci aspetta dal lago? Sì. Andiamo. Simonetta, ciao. Sono venuti qua ai 5 laghi per scoprire un po' il posto. Ti va di raccontarci qualcosa? Volentieri. Questo è un posto bellissimo e devo dire che io sono particolarmente affezionata a questo posto perché lo conosco bene, sono originario di queste parti e tra l'altro adesso mi è capitato di dovermene occupare anche per lavoro, per cui è una cosa che faccio molto volentieri. Magari saliamo lì sopra così abbiamo una bellissima visuale e intanto io vi racconto qualcosa. Sì, grazie, volentieri. Okay? Allora Simonetta, siamo venuti qua apposta perché sappiamo che è nata una proposta di istituzione di un parco per appunto questi 5 laghi. Quali sono e quali sono i comuni coinvolti? Sì, in effetti dopo quasi 30 anni che se ne parla, recentemente è stata proprio inoltrata alla Regione la richiesta di istituire con legge appunto un'area protetta, un parco naturale dei 5 laghi. I laghi sono il lago Pistone, che è questo, poi abbiamo il più grosso e il più noto, che è il lago Sirio, e gli altri sono il lago San Michele, il lago Campagna e il lago Nero, forse il meno noto di tutti. I comuni coinvolti sono anche loro 5, Montalto d'Ora, che è il comune in cui ci troviamo, c'è il comune di Ivrea, di Chiaverano, Cascinette di Ivrea e Borgo Franco di Ivrea. Ma quali sarebbero i vantaggi di restituire un parco in questa zona? Beh, diciamo che la finalità principale è sicuramente quella di riuscire a garantire che questo tipo di ambiente, di paesaggio si preservi con le caratteristiche che ha. Di fatto in quest'area esiste già una forma di tutela che è quella legata al riconoscimento come sito di interesse comunitario. È una tutela prettamente naturalistica volta a salvaguardare le particolarità di specie sia floristiche che faunistiche presenti. Con il parco naturale invece si può fare un discorso un po' più ampio, nel senso non c'è soltanto la tutela della natura, ma c'è anche una valorizzazione del territorio, per cui ci possono essere anche, diciamo, delle ricadute positive da un punto di vista anche economico e di sviluppo per il territorio in senso più ampio, ecco, non esclusivamente sul parco. Il parco verrebbe istituito con i comuni, con la città metropolitana di Torino? Sì, anche. Esatto. I 5 comuni hanno in qualche modo individuato proprio la città metropolitana come possibile soggetto, un po' super partes, diciamo, che potrebbe fare da ente gestore di questo parco una volta che verrà istituito con legge regionale. Ma tra gli elementi di pregio che ci sono in questo parco, prima ci parlavi di aspetti culturali e geomorfologici, però ce ne sono anche di naturali? Sì, assolutamente. A parte i valori storici e archeologici, abbiamo visto che c'è ad esempio la ricostruzione di villaggio Palafitticolo, piuttosto che abbiamo un castello
che è stato edificato nel XII secolo. Da un punto di vista naturale abbiamo una serie di ambienti molto variegati, perché si passa dagli ambienti più secchi, con presenza di vegetazione che è addirittura tipica della macchia mediterranea in alcuni casi. Ci sono dei residui, dei lembi di bosco planiziale, che è quello che effettivamente si è creato subito dopo la scomparsa dei ghiacciai, oppure ambienti che sono invece tipici delle zone umide, quindi con vegetazione lacustre, più le radici completamente immerse in aree un po' impaludate. Infatti si parla ad esempio di alneti impaludati come tipologia di bosco. E si possono vedere? Possiamo andare in quell'area? Sì, sono qui vicino, se avete voglia di fare due passi ci possiamo andare insieme. Grazie. Bosco che volevo farvi vedere è un esempio di bosco umido, perché come vedete c'è una vegetazione che ama particolarmente l'acqua e che anzi cresce proprio con le radici immerse nell'acqua, e viene definito alneto impaludato perché ovviamente abbiamo un terreno paludoso. Quali sono le tipologie di specie che sono presenti in questo sì, bosco? Diciamo che ci sono principalmente degli ontani neri, pioppo bianco, salice bianco, che sono le specie più caratteristiche di questi luoghi, e che sono tra l'altro appunto delle specie inserite nella direttiva habitat e quindi tutelati come habitat prioritario. Va bene, io adesso vi devo salutare perché purtroppo devo tornare al lavoro. Spero che le informazioni che vi ho dato vi abbiano interessato e ovviamente se volete continuare a esplorare questi luoghi ci sono ancora tantissimi percorsi, tantissimi scorci paesaggistici da vedere e poi magari ci si ritrova qui all'inaugurazione del parco. Assolutamente. Speriamo presto. Grazie mille. Grazie a voi. Ciao, arrivederci. Buona giornata. Ciao, ciao, ciao.